Abel Balbo sperava in una scossa da parte della sua squadra dopo che il collegio arbitrale del CONI aveva restituito i 3 punti di penalizzazione al Treviso. Treviso che inizia soffrendo però al Garilli la prima occasione di Ferraro, che impegna Guardalben in angolo. Qui è l'azione del gol dell'1-0, 27esimo del primo tempo, rete di Emanuele Ferraro su calcio di punizione di Guzman. Festeggia alla Martins l'attaccante del Piacenza, 5° gol in campionato, già in gol contro il Treviso, tra l'altro nella gara d'andata, prodotto del vivaio del Brescia. Bravo ad anticipare il difensore, non impeccabile Guardalben nell'uscita. La reazione del Treviso arriva con questo tiro in spaccata di Musetti poco prima del riposo, che si stampa sul palo. Il Piacenza inizia bene anche la ripresa. C'è un'occasione ghiotta da parte di Moscardelli, che sul filo dell'offside spedisce abbondantemente a lato, e poi Guzman, autore dell'assist dell'1-0, firma anche il passaggio del 2-0, rete seglata da Tommaso Bianchi, subentrato da pochi minuti a Nainggolan, 20 anni, 2° gol in campionato, prodotto del vivaio piacentino, bravo a piazzare il pallone sul secondo palo. Ancora il Piacenza in evidenza con questa conclusione di sinistro di Calderoni. Il Piacenza va vicino al gol nel finale con Moro. Il Treviso va vicino al 2-1. Algarilli finisce 2-0 per il Piacenza.